Un caro buongiorno a tutti voi. Leggiamo questa mattina da Luca capitolo 7 versetto 28. Io, e cioè Gesù, vi dico, fra i nati di donna nessuno è più grande di Giovanni. E ancora Evangelo di Giovanni capitolo 3 versetto 28. Dice Giovanni Battista, io non sono il Cristo, ma sono stato mandato davanti a Lui. La persona importante. Giovanni il Battista è stato mandato per preparare il popolo di Israele all'imminente venuta di Gesù, il suo Messia, per preparare al Signore un popolo ben disposto, è scritto in Luca capitolo 1 versetto 17. Gesù stesso gli rende l'eccezionale testimonianza che leggiamo nel primo versetto citato. Giovanni il Battista ha assolto la propria missione in maniera eccellente, non ha mai messo in mostra se stesso. E quando i giudei gli chiedono chi lui sia, egli distoglie gli sguardi da sé per orientarli verso colui di cui annunziava la venuta. Era soddisfatto di essere semplicemente una voce mediante la quale Dio parlava al suo popolo. I suoi atteggiamenti, le sue parole e tutto il suo modo di essere trasmettevano un messaggio essenziale. La persona importante non sono io, ma è lui, Gesù. Quando vede il Signore, Giovanni lo indica a tutti dicendo con un cuore vibrante, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Giovanni capitolo 1 versetto 29. Allora alcuni dei suoi discepoli lo lasciano per seguire Gesù e lui non cerca di trattenerli, anzi esprime la propria gioia dicendo, bisogna che egli cresca e che io diminuisca. Giovanni capitolo 3 versetto 30. Tutti i pensieri di quell'uomo di Dio erano rivolti verso la persona gloriosa di Cristo e il suo cuore ne era pieno. Ecco il segreto di un tale oblio di se stesso. Non è forse da questo che si riconosce un fedele servitore di Dio? Anziché attirare l'attenzione su di sé, il vero servo di Dio si impegna a far volgere gli sguardi e i cuori della gente verso Gesù Cristo e Lui solo. Che il Signore ci benedica.